Aldo racconta, si racconta la storia. La storia, bensì, questa grotta la conosco circa 12-15 anni. Sì, mi ricordo questa grotta. Oggi sono qua, il 24 febbraio 2021, in questo silenzio, in questo cuore solitario. Si vede immagine di fronte. Sono qua, nel mio assenteismo, nel mio io, dove nascondo un qualcosa di interiore più forte di me, sì, più forte di me. Un manichino non dice, non parla, non ha un'anima. Io ho un'anima perché in questa grotta ho avuto una bella storia e vi racconterò una storia d'arte. Qui c'è il mio quadro, il tavolino artistico, si può dire. C'è la posta anche per imbucare le lettere dei viandanti. Mi lasciano una lettera e io la leggo. Poi do la risposta immediata, non sul cellulare come si usa adesso, ma tramite uno scritto di un altro foglio di pagina. Ecco, tolto la giacca, fa molto molto caldo oggi. Sono qua, Calusco Dadda. C'è un rumore sottostante di un trattore che rompe il silenzio di questa grotta. Ogni tanto c'è qualche lavoro in corso. L'importante è che io sono isolato nel mio mondo, che respiro la mia anima, il mio essere, di essere un girovago, di essere riparato da queste tendine esterne per nascondere un'interiorità riparata da questa edera, dove io respiro il mio io mai da solo, io penso, rifletto, medito che l'essere umano non è un monitor da ascoltare attraverso gli schermi pubblicitari, ma è lui stesso che si fabbrica un'interiorità così profonda che si aliena, che piace al suo essere, però nel frattempo lo nascondo dietro queste tendine, dove, in parole dette, io vivo in una botola segreta che poche persone lo sanno. Oh, ho chiamato questo nome per dire semplicità che è un segreto, qua nessuno mai può raggiungere questa grotta perché non sanno bene l'indirizzo. Ma Aldo, ciao, ciao, ciao ascoltatori, ciao. Ma Aldo vive qua e attraverso una spirale di luce il sole illuminò in epoca passata un mio quadro, dove sul quadro io riversai me stesso, si illuminò, si accese, dove il viandante mi lesse la storia del mio io, manifestata attraverso questo quadro che tuttora lo conservo in una zona di Milano dove abito, perché secondo me lo ritengo molto valido. Subbuglio intestinale, subbuglio interiore, il mio io rinascerà ogni volta che io mi allontano dal mondo per avvicinarmi alla gente, alla società, tramite la mia comunicazione youtubista. Aldo.